Cari amici, rieccomi, rieccoci e rieccovi dopo più o meno quasi un mesetto di pausa per i vari impegni e quindi però l'importante è essere tornati qui sul mio canale per un nuovo video. Quest'oggi, ovviamente a distanza di quasi 24 ore, andiamo a parlare, o meglio, vado a riassumervi un'intervista con il nostro caro Johnny dedicata alla promozione della Apulia Trani femminile fresca, appunto, di vittoria del campionato di Serie C di categoria nazionale, quindi approdo in Serie B per la stagione 2022-2023. Tre domande e tre risposte. Allora, la prima è: qual è la tua opinione sulla stagione agonistica appena terminata da parte della Apulia Trani? Il nostro Gianni ci ha detto: è stato un campionato molto esaltante da parte delle nostre ragazze, sembra al top, partita dopo partita. E ovviamente siamo, penso, noi tranesi tutti concordi con questa risposta, perché insomma una squadra che ha fatto valere in ogni gara il proprio motto, quello di appunto impegnarsi sempre al massimo, e è appunto per questo, tra i vari, diciamo, punti forti del campionato è stato l'attacco, grande squadra, e anche la difesa. Nello specifico, se non ricordo male, più di 110 gol all'attivo e una ventina subiti. Andiamo con la seconda domanda: possiamo paragonare questa stagione alle annate storiche e mitiche della Trani anni 80? Il nostro Gianni ci ha detto: il confronto è più che meritato, ovviamente tenendo presente che parliamo di due epoche differenti del calcio femminile cittadino, che aggiungo io, diciamo, ovviamente io non c'era perché sono del 94, quindi però per chi come appunto mio padre ha vissuto quell'epoca, sono state delle annate straordinarie. Queste sono altre stagioni, ma comunque appunto rimarrà tra le annali questo campionato, anche se vinto di soli due punti, ma sotto il profilo dell'impegno, diciamo, perché ce lo meritiamo, l'abbiamo stravinto. Terza domanda e ultima domanda: sulla base di quanto fatto in questa stagione, la permanenza in Serie B, quindi la salvezza, è un obiettivo raggiungibile? Il nostro Gianni ci ha detto: la costanza e il rendimento nei risultati dovrebbero garantire un buon punto di partenza, perché ovviamente, aggiungo io, si sa che laddove c'è la costanza e la continuità nei risultati, visto e considerato che parliamo di una categoria superiore, di livello superiore rispetto alla Serie C di quest'anno, è ovvio che, diciamo, è un mio pensiero, ma che si ricollega anche a Johnny, l'ossatura della squadra dovrà essere ovviamente la stessa senza perdere pezzi, e in più con l'aggiunta di qualche tassello, che ovviamente la società credo sa bene dove bisogna intervenire per appunto fare una salvezza mirata, serena, tranquilla. Quindi forza Apulia Trani, questi erano i pensieri, risposte alle tre domande da parte del nostro Johnny. Noi ci vediamo ai prossimi appuntamenti, buona settimana a tutti, buona festa passata di San Nicola il Pellegrino, forza azzurri per oggi l'Under 21 e per domani contro l'Ungheria. Hasta la vista, amico, ciao!